Sul sagrato del Duomo di Crotone, l'Associazione Antimafia Libera ha celebrato stamani la giornata del ricordo e dell'impegno per le vittime della criminalità organizzata. La manifestazione di Crotone, iniziata poco dopo le 11, è stata all'insegna del ricordo di Domenico Gabriele, bimbo ferito dall'andrangheta durante una partita a calcetto e morto dopo 3 mesi di coma. Tanti gli interventi e le testimonianze, al termine dei quali c'è stata una messa in suffragio delle vittime, unica nota stonata della giornata, la poca presenza di studenti, nonostante l'iniziativa fosse stata concordata con l'ufficio scolastico provinciale. Nuovo colpo di scena nella vicenda della società di gestione dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Pepparelli, ha annunciato che in seguito all'indisponibilità manifestata da Francesco Antonio Lucifero, la giunta camerale ha nominato all'unanimità, come suo rappresentante nel CDA e futuro presidente della società aeroportuale pitagorica, Franco Barretta. Il compito dato a Barretta dall'ente è quello di tutelare gli interessi della Camera di Commercio, ancora socio di maggioranza della società con il 54% delle azioni, che in questi ultimi 3 anni ha sborsato 1.700.000 euro per ripianare le perdite. Alessio Sessa, 24 anni, affetto da ritardo mentale medio grave con disturbi del comportamento dal 2007, è in attesa dell'indennità di accompagnamento da anni. A raccontare la storia di Alessio e Giuseppe, padre del ragazzo che ci ha accolto in casa ad Acquappesa, paesino sulla costa tirrenica dove vive con altri 2 figli. Giuseppe, 70enne, pensionato, divorziato, ha trascorso la vita ad accudire i propri figli ed in particolar modo Alessio, affetto da disturbi psichici sin da piccolo. Col passare del tempo e l'aggravarsi della condizione di salute di Alessio, Giuseppe da solo non riesce più ad assistere il figlio e da anni è in attesa dell'indennità di accompagnamento. In occasione della 20ª edizione delle giornate FAI di primavera, il 24 e il 25 marzo 2012, in tutte le regioni italiane, a cura delle delegazioni FAI, saranno aperti al pubblico 670 beni di interesse storico, artistico e paesaggistico. Stamattina, sia a Catanzaro che a Reggio Calabria, si sono svolte 2 conferenze di presentazione della giornata FAI in programma nei 2 capoluoghi. A Catanzaro la manifestazione avrà sede nel Parco della Biodiversità, uno dei luoghi più belli della città. A Reggio Calabria saranno mostrati i mosaici rinvenuti durante gli ultimi scavi della villa romana del Naniglio, Tempio del Sole di Gioiosa Ionica. Un'occasione unica per vivere gratuitamente le bellezze del nostro paese.